Facciamo entrare Mulo. Ciao Simo. Allora? La post. Ci facciamo conoscere meglio? Facciamoci conoscere meglio. Partiamo con il tuo soprannome. Ok. Dundee. Come mai questo nickname? Ma in realtà è un nickname, un soprannome di cui non conosco neanche io il significato, sono sincero. Probabilmente io penso possa essere anche una parola bresciana, quindi che sia venuta fuori un po' così nel tempo, ma non ha un vero e proprio significato. Poi negli anni mi è rimasto e quindi tutti mi hanno chiamato sempre così. E invece il tuo ha un significato, Mulo. Possiamo sì. Dire di sì? Sì, è partito perché venendo da Trieste i ragazzi si chiamano a vicenda muli, anche le ragazze, le cosiddette mule o mulone in amicizia. E dopo è diventato il nome nomen, il mulo è una bestia che lavora, insomma. Bene. È una bestia da soma. E corrisponde abbastanza. Ti si addice, diciamo, anche un po' dal tuo carattere. Bene. Sei una persona molto metodica, Simo. Hai sì. Una routine precisa, prepartita? Beh, quello che io, sì, tutti chiamano processo, sì, mi prendono in giro per quello. Sono metodico, ma... Trust the process. Esatto. Beh, ad esempio, il giorno libero magari faccio dei massaggi, oppure anche delle vasche di acqua calda con i sali del Mar Morto. Ho notato che ogni tanto ti metti dei guantini... Quelli dei latice. E cosa fai con quei guantini? Mi piace, diciamo, ungere le scarpe da gioco. E diciamo, sì, sono tutte routine che più scaramantiche che altro, quindi le tengo e basta. Mulo, invece, io leggo qua, e neanche io lo sapevo, che non tutti sanno, ma hai fatto un periodo in Nuova Zelanda. Sì, è vero. Ti va di raccontarci qualcosa? Sì, sono andato 2 mesi e mezzo a giocare a Christchurch e diciamo che mi sono organizzato con quello che era l'allenatore del Mogliano, mi ha dato una mano a trovare il contatto e lì sono andato fuori e ho giocato, era una squadra amatoriale, cioè si pagava l'iscrizione, i vestiti, tutto quanto e comunque è stato bello, c'erano dei ragazzi che avevano giocato nei Crusaders, la franchigia locale, c'erano dei giapponesi, e è stato molto interessante conoscere persone diverse, un'esperienza che consiglio di fare a tutti. Parlaci di Berta. Beh, io diciamo è una passione, sì, ovviamente per tutti gli animali, in particolare per i cani. E diciamo 3 anni fa ho preso questa cucciola di Bovaro del Bernese, piccolina allora, insomma, ad oggi non più tanto, però insomma ecco è il mio grande amore, insomma è... Anche a lei piacciono gli snack? Assolutamente che sì. Snack non prendi per lei? Ma tutti i croccantini di estrema qualità, forse. Ricotta, pollo anche in aggiunta, quindi mi piace, mi piace viziarla perché se lo metto. Assolutamente sì. Tu un invece hai una passione che ho scoperto, ti ho visto questo raduno qua, giocare spesso anche, alle volte anche col telefono, sì. Con gli scacchi, esatto. È un mulo che gioca a scacchi, incredibile. Da piccolo ogni tanto aveva una scacchiera, ci giocavamo insieme e poi diciamo che è diventato... Siccome vado spesso in bagno, in bagno. Sì. E allora nell'attesa mi metto lì, partitina a scacchi, sono diventato insomma bravino e ho contagiato qualcuno in squadra. E quindi, tipo l'Amaro anche, no? Sì, Mitch è uno a cui piace comunque trovare le soluzioni, le cose. Un saluto a tutti, speriamo che vi sia piaciuta la nuova puntata, vi aspettiamo sabato alle 13:30 per vivere in diretta ogni momento di Scozia Italia.